nelle scuole, durante il lockdown, l'emergenza pedagogica ed educativa in Italia è fortemente incrementata, rischiando di causare danni a lungo termine, sia psicologici che relazionali, in quasi tutte le fasce dell'età evolutiva. Questo tema ritorna oggi prepotentemente alla ribalta in questa situazione di grandissima incertezza che le scuole stanno tuttora vivendo. Sempre a causa del Covid, con l'aumento della disoccupazione e la conseguente riduzione della capacità economica delle famiglie, è aumentata considerevolmente anche l'incidenza della povertà materiale tra i minori, alla quale si aggiunge anche un incremento considerevole della povertà educativa e culturale dei bambini e degli adolescenti dovuti alla chiusura prolungata delle scuole e degli spazi di socializzazione. Questa situazione colpisce soprattutto i minori in condizioni di svantaggio socio-economico, in quanto le esigenze familiari sono ovviamente concentrate quasi esclusivamente a garantire la disponibilità dei beni di prima necessità, a scapito dell'investimento sulla formazione e l'educazione. Per questo motivo, per questo scenario, abbiamo voluto iniziare questo webinar con questo primo incontro sul benessere emotivo dei bambini e dei ragazzi, invitando a parlare Maurizio Bonati, capo Dipartimento di Ricerca Salute Pubblica dell'Istituto Mario Negri, e Giulia Segre, ricercatrice psicologa dello stesso Dipartimento, che ci mostreranno i risultati della loro indagine e dibatteranno con noi sulle conseguenze del lockdown, sul benessere psicofisico dei bambini e dei ragazzi a fronte della chiusura delle scuole causata dalla pandemia. Conseguenze che, come vedremo, hanno effetti a lungo termine anche sull'apprendimento e più in generale sulla dispersione scolastica. Accanto a loro abbiamo con noi anche Angelica Villa ed Emanuele Lazzarini, presidente e cofondatore dell'associazione Manuia Policies for Happiness, che ci parleranno della necessità di portare all'interno delle scuole un percorso di risveglio civico e di partecipazione, incentrato sul tema della felicità pubblica. Passerei ora la parola a Maurizio Bonati, con questa domanda. Maurizio, pensate che il lockdown abbia causato un ulteriore gap educativo tra situazioni sociali e familiari differenti, compromettendo anche il processo di creazione di competenze relazionali e sociali nei ragazzi? Qual è stato il risultato, appunto, della vostra indagine? Buonasera, grazie per l'invito, per partecipare a questo interessante incontro. Partirei anche per rispondere alla sua domanda, al titolo che avete dato, questo sulla felicità, indagine sulla felicità, che mi sembra fondamentale rispetto in questo periodo e in questo periodo tanto più che si cronicizza e continua nel tempo. Felicità intesa forse come sta bene, well-being, in senso più ampio. In particolar modo mi sembra importante rispetto a quello che è l'età evolutiva e i rapporti anche nelle famiglie, oltre il percorso non solo educativo, ma dello star bene. Mi preme sottolineare questo per il proprio discorso della felicità, ed è quello che è successo a settembre, con i ragazzi che erano contenti, quindi felici di tornare a scuola. E questo è un passaggio essenziale anche per considerare cosa è stato fatto prima e alcuni provvedimenti che vengono presi oggi. Cioè, alcune decisioni rendono infelici, qui sottolineo e forzo alcuni passaggi, ma proprio per venire a rispondere alla sua domanda, proprio per dire che ha cambiato completamente ed è il risultato anche di alcune delle
delle inchieste che abbiamo fatto, noi ci siamo focalizzati in particolar modo sulla sua scuola dell'obbligo, sui bambini e sulle famiglie, dalle elementari delle medie, proprio per questo percorso, anche qualcuno per gli asili, per vedere proprio questo discorso del passaggio e della crescita, del divenire, ma fondamentalmente dell'accompagnamento, no? Di questa crescita, che poi vuol dire la crescita, ma fondamentalmente dell'autonomia, che mi sembra un passaggio essenziale per raggiungere la felicità, come voi avete detto. Che cosa abbiamo visto e che cosa sono? Perché ritorno a questo discorso, mi preme sottolineare questa importanza sulla felicità e sulla voglia di tornare a scuola. E quindi forzare sotto questa negazione del diritto, di un diritto di essere felici. Che non è così come tutti gli altri posti. Pensiamo quanto si è felici di andare a lavorare a seconda di dove. È cosa ben diversa. E quindi dimensione e aree ben diverse, forse diritti negati in modo diverso anche. E quindi che cosa ha comportato il lockdown? Cosa ha comportato, specie per la scuola? Continuo a sottolinearlo, è stato il primo provvedimento, forse il più semplice da adottare, sulla base di inconsapevolezze, perché i dati sono già frammentari e molto difficili da valutare oggi, ancor più mesi fa, eppure sono stati presi e vengono presi dei provvedimenti che necessiterebbero anche di un adeguato monitoraggio per poi verificare l'efficacia. La chiusura nelle case ha rappresentato il cambiamento di vita completamente. È stata un'imposizione per tutti, ma ancor più per i ragazzi. E il cambiamento completo di un percorso, di un ciclo che era quello quotidiano, che poi abbiamo ben visto con alcune delle risposte, ma anche alcune delle conseguenze, che non era solo il problema di chiudersi, voleva dire cambiare il ritmo di un quotidiano che è fatto di quando mangiare, come mangiare, di quando andare a dormire, di che cosa fare prima, cioè un cambiamento sostanziale che ha voluto anche dire poi cambiamento rispetto a quello, la DAD, la famosa didattica a distanza, in gran parte improvvisata, perché questo bisogna dirlo, e perché purtroppo si mantiene anche in questo periodo in molte fette, e quindi in molte realtà un cambiamento sostanziale che non vedevano l'ora di tornare per essere contenti e felici a scuola. Poi possiamo anche vedere poi in didattica. Questo per dire che cosa poi è stato fatto e come è stato fatto. Si pensi cosa è stato fatto sulla scuola, ma per dire la scuola come percorso di una sospensione, cioè del ritorno a scuola e una sospensione una settimana dopo, una immotivata non programmazione, una mancanza di rispetto, di attenzione fondamentale. Sottolineo un altro punto essenziale, poi chiudo. Che cosa ha voluto dire per alcuni bambini rispetto ad altri? Pensiamo a cosa ha voluto dire lo scorso anno scolastico per i primini. I primini non sono andati a scuola, non l'hanno iniziata la scuola. La iniziano oggi, l'hanno iniziata adesso, saltando un anno, in una condizione che dir della scuola, se non altro del percorso anche immaginario, ma pratico, educativo, non hanno ancora conoscenza. Quindi torti, assicurazioni, ma sicuramente su cui riflettere. Grazie. Grazie. No, sicuramente questa chiusura, interruzione delle scuole ha avuto delle ricadute pesantissime anche in termini appunto di sviluppo, di competenze relazionali e sociali. Sappiamo bene come passando del tempo con i coetanei, i bambini imparano doti fondamentali, talenti fondamentali come la collaborazione, l'empatia, sviluppano grazie a queste relazioni tratti fondamentali della loro personalità e imparano a essere autonomi e indipendenti. Volevo sapere da Giulia in particolare, nella vostra indagine avete indagato i cambiamenti di routine e di stress psicologico dei bambini e dei ragazzi
che risultati avete ottenuto? Che cosa è emerso da questa vostra indagine, che proprio si focalizzava molto rispetto agli aspetti psicologico-emotivi degli intervistati, e dava finalmente parola ai ragazzi, ai bambini in prima persona, non filtrati dallo sguardo o dalla, dell'adulto, anche se genitore, anche se predisposto nella, con le migliori intenzioni. Ecco, se ci puoi raccontare, Giulia. Buonasera. Allora, appunto, come dicevate giustamente voi, dalla prima settimana di marzo tutti i bambini, gli adolescenti residenti in Italia si sono trovati da un giorno con l'altro chiusi all'interno delle loro case per l'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto e che stiamo tuttora vivendo. E per questo motivo, appunto, il Laboratorio per la Salute Materno Infantile dell'Istituto Mario Negri tra maggio e giugno ha condotto il progetto Ragazzi in Quarantena. Questo progetto ha coinvolto 82 studenti milanesi delle elementari e delle medie, quindi scuola primaria e secondaria di primo grado, quindi tra i 6 e i 14 anni come fasce di età. E abbiamo cercato di creare un campione abbastanza eterogeneo, perché per quanto lo studio fosse focalizzato su Milano, abbiamo deciso di coinvolgere sia, diciamo, alcuni studenti di Milano città, altri invece residenti nell'Interland. E quindi l'obiettivo era, appunto, come giustamente diceva lei prima, tramite video interviste, coinvolgere per la prima volta direttamente i ragazzi per andare a capire quello che era il loro punto di vista e come loro stessi stavano affrontando questo lockdown e questa quarantena. E quindi, allora, sicuramente un dato importante è che abbiamo intervistato, appunto, 82 bambini. Di questi, 12 soggetti hanno riportato di aver avuto familiari che si sono ammalati di COVID. Le aree che abbiamo indagato sono state la didattica a distanza. Nello specifico siamo andati a chiedere come fosse, diciamo, fosse l'attenzione dei ragazzi durante le lezioni online, se la DAD fosse più stancante o meno rispetto alla scuola normale, se sentivano di avere meno voglia di impegnarsi rispetto alle lezioni in presenza, ed è risultato che, appunto, un terzo dei bambini ha fatto molta fatica ad adattarsi a questa nuova modalità, a questa scuola da remoto. E questi dati rappresentano anche un'ulteriore conferma rispetto ai risultati di un altro studio, sempre condotto dal nostro laboratorio, che ha riscontrato una maggiore difficoltà soprattutto negli alunni della scuola primaria. E per quanto riguarda, diciamo, un'altra area su cui abbiamo deciso di focalizzarci, è stata proprio quella della routine alimentare, nel senso che siamo andati a chiedere ai ragazzi se fosse in qualche modo cambiata sia la quantità che la qualità della loro routine alimentare. Quindi se mangiavano di più, mangiavano di meno, ma anche se pasticciavano con merendine, junk food, patatine, dolci. E ciò che è emerso è che circa la metà del campione, quindi la metà dei ragazzi intervistati, ha riportato di aver modificato sia la quantità, quindi di mangiare più del solito durante il periodo di lockdown, ma anche di pasticciare, di mangiare, diciamo, meno cibo sano, ma anche di mangiare differentemente da prima, quindi proprio un cambiamento anche della routine alimentare. Anche il sonno ha subito grandi cambiamenti, sia per quanto riguarda il ritmo sonno-veglia. Infatti i ragazzi ci hanno raccontato proprio di andare a letto un po' più tardi rispetto alla normalità, pur comunque dovendosi svegliare presto la mattina per appunto per poter frequentare le lezioni online, per poter assistere alle lezioni online. E ci hanno raccontato anche di avere tanti pensieri, diciamo, prima di andare a letto la sera, quindi hanno riportato una maggior difficoltà proprio nell'addormentarsi e frequenti risvegli notturni. Un altro dato interessante che è emerso è che circa la metà, sempre del campione, ha proprio riscontrato un forte desiderio di tornare a dormire nel lettone con i propri genitori, quindi dei comportamenti regressivi che diciamo possono essere stati scatenati prevalentemente dalla situazione di difficoltà che abbiamo vissuto.
E infine un altro dato interessante è che i ragazzi, tre quarti del campione, quindi la maggior parte di loro, ha espresso un forte timore che i propri cari si che i propri cari potessero ammalarsi. Quindi la domanda era, veniva fatta appunto veniva fatta loro una domanda se avevano più paura di ammalarsi, quindi eventualmente di finire anche in ospedale, oppure se la paura fosse rivolta più per una preoccupazione per i propri cari, e la maggior parte di loro ha espresso questo forte timore per gli altri più che per se stessi. E abbiamo anche, diciamo, fatto delle domande rispetto agli stati emotivi, siamo andati a indagare appunto sintomi d'ansia e, diciamo, degli sbalzi di umore. E che cosa è emerso? Che il 65% del campione ha riportato sintomi lievi moderati, diciamo, di ansia, e questo dato è interessante perché è risultato correlato soprattutto all'utilizzo degli schermi. Infatti durante le video interviste veniva loro chiesto se la quantità di ore che passavano davanti agli schermi escluse le ore, quindi non venivano considerate le ore che utilizzavano i computer piuttosto che i tablet per la scuola online, e quindi c'è stata una correlazione tra diciamo il tempo di utilizzo di questi device e i sintomi d'ansia. Per quanto riguarda invece gli sbalzi di umore, il 44% dei ragazzi ha riportato frequenti sbalzi d'umore, e anche questi sono risultati associati sia al tempo, diciamo, davanti agli schermi, ma anche ai cambiamenti della routine alimentare, quindi quello che dicevo prima, sia rispetto alla quantità che alla qualità, diciamo, del cibo, ecco, dell'alimentazione. Infine, voglio concludere dicendo un'ultima cosa, è fondamentale, è uno degli aspetti fondamentali emersi da queste video interviste, è appunto la mancanza di socialità, di aspetti relazionali. Infatti le interviste si concludevano chiedendo ai ragazzi quale fosse la cosa che mancava loro di più, quindi qual è proprio la prima cosa che vorresti fare una volta che tutto potrà tornare alla normalità, e più della metà di loro ha espresso il desiderio di poter rivedere i propri compagni, i propri amici, oltre che appunto il desiderio di poter riprendere le attività, magari quelle extracurricolari come gli sport e gli hobby. E questi, diciamo, sono brevemente i risultati dello studio. Sicuramente un aspetto importante è che gli stress psicologico, molti l'hanno vissuto durante la quarantena, nel senso che già durante la quarantena possono aver manifestato questa sintomatologia, però è importante considerare che questi sintomi possono anche emergere in un secondo momento. Infatti molti ragazzi hanno avuto anche difficoltà poi con il reinserimento e la ripresa delle scuole in questi ultimi mesi. Quindi è importante anche monitorare a lungo termine gli effetti del lockdown per poter avere un quadro più completo. Ecco. Grazie mille Giulia, tra l'altro il tuo intervento, il tuo resoconto è ricchissimo di spunti, di stimoli, di riflessione. Alcuni di questi li affronteremo anche nel nostro webinar domani, per esempio con Paola Somaini, psicanalista, che ha scritto questo bellissimo libro Carolina e l'occhio dell'elefante, proprio indagando la percezione delle paure dei bambini durante il Covid, e appunto in relazione anche alla malattia, alla perdita, la paura anche della morte, no? Che ha creato in tantissimi di loro appunto in questa situazione così drammatica. Un altro tema forte di cui vorrei che appunto magari ci parlaste ancora è quello delle difficoltà riscontrate con la didattica a distanza. Noi sappiamo che durante la DAD circa un minore su cinque ha incontrato difficoltà a fare i compiti, e tra i bambini tra gli 8 e gli 11 anni quasi uno su 10 non riusciva a seguire le lezioni o lo faceva a stento una volta alla settimana.
Inoltre, nel nostro paese più di 4 minori su 10 vivono in abitazioni sovraffollate, privi di spazi adeguati allo studio, circa il 12,3% non ha un computer in casa per seguire le lezioni a distanza. Volevo capire appunto se avete come dire, degli elementi da aggiungere a questo tema così controverso della didattica a distanza, anche in base al vostro studio didattica familiare per il Covid, in cui avete valutato come le famiglie italiane abbiano affrontato la DAD. Sì, in parte ha già detto lei, perché questi dati sono quelli che circolano, che continuano di cui si vede poco il contrasto, nel senso di vedere i provvedimenti adeguati. È difficile creare competenze quando non si usano strumenti adeguati o appropriati. Stiamo parlando di scuola, ma non solo, questo vale per tutti. Non a caso prima dicevo è stato improvvisato e molto dei percorsi non è vero per tutte le scuole, ovviamente non è vero per tutte le situazioni, ma in generale questo purtroppo è. Noi abbiamo intervistato oltre 2000 mamme, ci siamo convegnati sulle mamme in questo caso, proprio cercando di comprendere quali erano le difficoltà e come veniva gestita la DAD. Arrivo subito al risultato. Tra i tanti risultati possiamo dire che 2 su 3, i 2/3, erano contrari alla DAD, perché ritenevano uno strumento insufficiente per creare competenze, ma perché fondamentalmente costringe il genitore a sostituirsi all'insegnante, cioè adeguare. È uno delle termini di attrive, no? Non a caso prima utilizzavo il termine accompagnamento. Un conto è essere accompagnare, un conto è sostituire direttamente o fare le veci di. Questo è quello che succede, quello che è successo, di cui non si è preso provvedimenti. In realtà, le condizioni familiari completamente ignorate. Il problema è vero, avere gli strumenti a disposizione. Lei giustamente diceva e sottolineava la difficoltà di avere i tablet, o quello che è stato detto, sosteniamo il tablet. Ma il problema non è solo il tablet, il problema è avere la linea, il problema è di saperlo utilizzare, il problema è di fondamentalmente in che contesto familiare sei in termini di spazi. E qui ovviamente c'è una differenza enorme tra chi vive in una stanza o due stanze o in realtà in cui non c'è lo spazio già per i figli, per i ragazzini, quindi dobbiamo verificare quello. Altro contesto in cui quando sono in 2 o 3 figli che contemporaneamente devono utilizzare. Cioè quindi provvedimenti che ignorano completamente la realtà e che non sono a distanza di 8 mesi adeguatamente monitorati. In una realtà in cui già la scuola soffre in termini di spazi e di modalità. Cioè pensiamo anche qual è il contesto scolastico italiano, in cui il 30% delle scuole non è adeguato o dovrebbe essere chiuso o se non altro ristrutturato. Siamo in una realtà in cui una volta c'è il giorno della sicurezza scolastica per ricordare che cosa deve essere ristrutturato in termini anche di edifici. Questo per collegarci a quanto viene detto o è stato fatto rispetto agli schermi in plexiglass, rispetto ai tavoli, rispetto a dove vanno gli investimenti, ma fondamentalmente a qual è la strategia, che strategia c'è educativa, certo, ma non solo. Quindi questo un po' rispondendo a quello che dicevo, sicuramente questa è stata è la realtà, ma è quello che si percepisce ancora oggi in un ambito di famiglie che devono sì sul serio anche sostituirci. Altro punto essenziale è che è una differenza enorme della inadeguatezza dello strumento nel momento in cui, e questo è stato per tutto il primo periodo, mancavano anche le verifiche, mancava una modalità di verifica, e questa è una verifica sia per l'insegnante l'insegnamento, ma ancor più per quanto percepisce il ragazzo, ma anche la famiglia,
ma che è la prova vera fondamentalmente delle responsabilità e di trovarsi e di confrontarsi e di verificare. Le verifiche non c'erano. In tutto il periodo dello scorso anno, per esempio la scuola elementare, la tua primaria, pochi erano, solo poco, meno del 50% degli intervistati ha riportato il fatto che venissero fatte le verifiche in un modo o nell'altro, di quello che veniva fondamentalmente insegnato o doveva essere insegnato attraverso la DAD. E questo fa anche questo un elemento. Gli altri sono gli strumenti, ovviamente siamo entrati anche nel dettaglio rispetto a quale piattaforma usare, come utilizzare. Beh, insomma, non tutti hanno le competenze per poterli utilizzare e ancora più per istruire i propri figli o accompagnarli. Certo, ma poi soprattutto forse perché la scuola è molto altro, è molto di più. Certo. Rispetto, questo è il problema vero di cui parleremo anche con Antonella Meiani, che ho visto e la saluto tra gli ascoltatori di questo webinar giovedì 29. Faremo proprio una sorta di viaggio tra le criticità, ma anche le risorse, le idee, le proposte che la scuola oggi sta mettendo in atto per far fronte alla sua crisi e alla crisi causata dalla pandemia. Allora, intanto vi saluto e vi ringrazio molto per averci illustrato l'impatto del lockdown sui bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, no? Perché era poi quello il focus della vostra indagine, mentre appunto giovedì 29 nel webinar sulla scuola oggi affronteremo anche le conseguenze sugli adolescenti con vari ospiti. Passerei adesso la parola ad Angelica Villa e ad Emanuele Lazzarini, rispettivamente presidente e cofondatore dell'associazione Manuia, Policies for Happiness, che ci parleranno della necessità di portare all'interno della scuola un percorso di risveglio civico e partecipazione incentrato sul tema della felicità pubblica. Sappiamo come la questione della solitudine e dell'isolamento oggi sia un tema centrale per le società occidentali. Strumenti digitali, social network, intelligenza artificiale rischiano di renderci sempre più connessi, ma anche paradossalmente più soli. Nel contesto macro, inoltre, ci sono povertà, cambiamenti climatici, guerra, mancanza di opportunità, che sono solo alcune delle ragioni che spingono milioni di persone a migrare, a cercare altrove la propria felicità. Nel contesto invece micro può bastare l'assenza di un ambiente salubre, di un asilo nido accessibile, a disposizione di un parco giochi, di una piazza dove incontrare amici e condividere, che possono appunto potenzialmente impedirci di costruire un presente felice. Volevo chiedere ad Angelica Villa se ci presentava in generale il lavoro di Manuia e che cos'è la felicità individuale e quella pubblica e che relazione hanno con il periodo che stiamo vivendo. Prego, Angelica. Grazie e buonasera a tutti. Allora, Manuia Policies for Happiness è, diciamo, un esperimento, un'associazione, una piattaforma che nasce nel 2016, in particolare in occasione delle scorse amministrative, e ha radunato attorno a sé un insieme di persone, policy maker, attivisti, che volevano ragionare attorno al concetto di felicità che si staccasse dalla, diciamo, concezione privata, individuale, ma che potesse espandersi alla dimensione pubblica. Nel 2016, diciamo, il primo esperimento che abbiamo fatto è stato quello di creare questo manifesto della felicità, che appunto disegnava delle proposte per la città di Milano. Diciamo che una di queste proposte è stata accolta dall'amministrazione, infatti nel municipio 3 di Milano è stato istituito l'assessorato alla felicità e al benessere, e noi, diciamo, questo gruppo di persone si è costituito in associazione.
Oggi Manui è appunto una piattaforma che mette insieme, diciamo, chi si vuole occupare dei temi della felicità pubblica, prova, diciamo, che siano queste istituzioni pubbliche o enti privati o anche scuole, chiaramente, e diciamo lo fa attraverso due filoni di lavoro. Un filone di lavoro è la sperimentazione sul campo, e da qui appunto diciamo è nato in particolare il progetto per una città felice, che è un progetto di misurazione della felicità sperimentato nel municipio 3 di Milano, dove abbiamo provato a fare una mappatura, una raccolta di bisogni della cittadinanza, abbiamo provato a orientare poi le azioni dell'amministrazione a seconda di questi risultati, di questi bisogni. E poi l'altra azione che facciamo è proprio quella di, diciamo, di sensibilizzare, di fare advocacy su queste tematiche. Quello che è centrale è proprio il posizionamento del tema della felicità come concetto collettivo. La felicità per noi non è, diciamo, il sogno americano, il mantra neoliberista, ma è una dimensione collettiva, sia politicamente che economicamente. Politicamente collettiva perché felicità pubblica vuol dire che uno Stato, un governo, un'amministrazione deve mettere, diciamo, deve realizzare quelle condizioni, quelle precondizioni strutturali e istituzionali per cui gli individui possano sviluppare la propria felicità, le proprie opportunità. Assolutamente lo Stato, il governo non deve definire cosa sia la felicità per ciascuno, che rimane totalmente nella sfera privata. Economicamente vuol dire, diciamo, dare una dimensione di benessere di un paese non solo leggendo il suo PIL, ma prendendo una, diciamo, prendendo una serie di dimensioni molto più ampie. Rispetto a questo elemento, infatti, diciamo, uno dei dispositivi che l'Italia ha messo a disposizione a questo ragionamento è il BES, ovvero un indicatore dell'Istat che in qualche modo fotografa il benessere del nostro paese, non solo guardando i dati relativi all'economia, ma guardando varie dimensioni: la salute, la cultura, l'istruzione, la fiducia nelle istituzioni, il verde, il lavoro. Questo, diciamo, concetto di multidimensionalità in questo momento è molto chiaro a tutti noi, che in qualche modo, no, ci sentiamo che dobbiamo scegliere tra la salute, il lavoro, la scuola, la cultura, e forse ci sentiamo che quello a cui siamo chiamati a rinunciare siano proprio i beni che possiamo chiamare relazionali, perché sono le nostre relazioni, sono la scuola intesa come luogo non solo di apprendimento, ma chiaramente di relazione, di crescita collettiva, la cultura. Ecco, questo per noi è estremamente sbagliato. Ma perché? Perché andando a guardare proprio gli studi sull'economia della felicità, emerge che, se vogliamo chiamare la chiave della felicità, sono proprio questi beni relazionali. Questi beni relazionali che, a differenza dei beni materiali, hanno un'utilità marginale crescente, ovvero noi non siamo mai sazi, il nostro livello di soddisfazione per l'amicizia, per la cultura, per tutto quello che riguarda la relazione non si soddisfa mai, e quindi per noi un po' questo è anche il patto, no? La tenuta che le istituzioni e la società in qualche modo devono negoziare, e che in questo momento è particolarmente fragile. Quindi il concetto fondamentale per noi è: non c'è benessere individuale senza benessere collettivo. E forse è questa la centralità che anche all'interno della scuola dovrebbe in qualche modo, no, essere sottolineata, anche una sorta di educazione alla relazione, un qualcosa che faccia comprendere che le relazioni, che la cultura non è un bene superfluo, ma un bene essenziale in quanto ci dà significato, in quanto ridefinisce, no, i significati che noi vogliamo dare al nostro stare insieme, al nostro essere comunità. Quindi la cosa importante da capire è che la felicità pubblica, appunto, che, diciamo, dal punto di vista teorico arriva dalla tradizione dell'economia civile, che, diciamo, si sviluppa a metà del Settecento, ma che oggi è portata comunque avanti da esponenti tipo Zamagni, che probabilmente tutti voi conoscerete. Diciamo, la dimensione fondamentale è proprio questo aspetto collettivo,
e di relazione, che vediamo costantemente in questo momento, direi, sotto attacco. Grazie Angelica. Ecco, ad Emanuele invece vorrei chiedere se ci spiega meglio il rapporto tra la felicità e la dimensione educativa. E anche se tu hai già fatto appunto vari accenni, come l'importanza della scuola anche per veicolare questo concetto di felicità collettiva. Sì, Matilde, intanto grazie per l'occasione, è sempre bello confrontarsi su questi temi per noi. Angelica ha detto già molto sulla questione, proverò ad aggiungere qualcosa in questo senso. Mi vengono da dire due cose principali. La prima è che la scuola è uno dei luoghi che ha la possibilità di creare quelle precondizioni affinché le persone, gli studenti, le studentesse in questo caso, possano essere più o meno felici, più o meno infelici. La scuola, come veniva ricordato anche prima, non è banalmente solo un luogo di apprendimento, ma è anche un luogo dove le persone, i ragazzi, le ragazze, hanno potenzialmente la possibilità di sviluppare le loro coscienze di cittadini e di cittadine in pienezza. Questo chiaramente è una possibilità, non è scontato che sia così, lo sappiamo bene. Nel momento in cui la scuola si mette nell'ottica di creare queste condizioni che hanno molto a che fare con il dialogo, con la capacità di lettura critica della realtà che ci circonda e di capacità anche di relazionarsi gli uni con gli altri comprendendo appieno le proprie differenze, allora sì che diventa un soggetto appunto che agisce in un paradigma che per noi è il paradigma della felicità pubblica, non tanto per noi in realtà, ma per quelli che sicuramente più di noi e prima di noi hanno studiato questa tematica. Quindi ecco, noi ci teniamo sempre a dirlo, è chiaro che il nostro interlocutore privilegiato è l'istituzione, perché l'istituzione su tutti gli ambiti della multidimensionalità ha sempre un potere enorme appunto per creare un terreno fertile su cui poi, come diceva Angelica, ciascuno può, come dire, innestare il proprio percorso di vita assolutamente privato e costruirsi le proprie opportunità di felicità. Però ecco, lo sono anche le scuole, lo sono anche le organizzazioni private come le aziende. Noi abbiamo spesso parlato dei contesti lavorativi tra le altre cose, perché anche lì riteniamo che appunto si possano fare delle scelte molto importanti da questo punto di vista. L'altra cosa che vorrei dire su questo è che noi siamo figli di una cultura diciamo capitalista e neoliberista che ci avvolge fin da quando nasciamo. Possiamo farci poco, nel senso che tutti i nostri riferimenti culturali e valoriali prima o poi diciamo sono intercettati da questa cultura dominante. Non è questa la sede per fare le critiche o gli elogi al capitalismo, però mi interessa mettere a fuoco un punto, cioè che noi siamo abituati a leggere il mondo secondo la logica del reddito, secondo la logica del PIL, se la guardiamo in termini di quanta ricchezza producono i sistemi economici. Questa cosa noi purtroppo la vediamo anche oggi, che stiamo vivendo un contesto assolutamente inedito e critico in cui mai come prima l'importanza di temi che non sono strettamente reddituali ma hanno a che fare con la cultura, con la scuola, con le relazioni, con la sanità hanno, diciamo, un valore fondamentale, centrale per le nostre vite. Eppure noi crediamo ancora oggi in questa situazione noi continuiamo a leggere tutto quello che succede, tutte le iniziative che la politica mette in campo tendenzialmente con l'ottica del reddito, e quindi è difficile che qualcuno prenda le lenti del BES, che lo ricordiamo è lo strumento che l'Istat dal 2012 ha messo in campo affinché
il benessere venisse, diciamo, letto in una chiave proprio multidimensionale, come dovrebbe essere, e non solo rispetto alla variabile reddituale. Quindi, ecco, oggi questa cosa qui, questo, diciamo, sforzo nel leggere la complessità del mondo in cui viviamo con la chiave delle 12 dimensioni del BES, e quindi di orientare le scelte politiche andando a guardare quei numeri lì e non solo il numerino del PIL che cresce o decresce, non esiste. Si potrebbe fare un interessante discorso sul perché non esiste. Noi ovviamente ce lo stiamo chiedendo da tanto tempo, ne abbiamo parlato, discusso, abbiamo litigato con tanti e tante, diciamo, soggetti che a diverso titolo abitano la politica e le istituzioni. La risposta semplice a questa domanda è che manca una vera volontà e manca, diciamo, qualcuno che all'interno delle stanze dei poteri veri, parliamo dei ministeri dell'economia e delle finanze, ma non solo, abbia, diciamo, la sensibilità e il coraggio di dire che questi temi non devono costituire una parentesi alla pagina 1000 del documento di economia e di finanza, ma devono diventare l'impianto su cui noi progettiamo e valutiamo le nostre politiche pubbliche. Quindi chiudo, perché sennò poi mi sembra che mi sia allontanato troppo dalla domanda: cosa c'entra la scuola in tutto ciò? Esatto, ti volevo riportare lì, ma dai, esatto. E poi ci vado. Noi crediamo che, come per tutto, come dire, la domanda su questi temi sia importante tanto quanto l'offerta, e forse senza una domanda appunto di politiche che vengano, appunto, come ho detto prima, costruite, valutate in un certo modo, è difficile poi che nelle stanze giuste qualcuno si faccia, diciamo, si accenda una lampadina e decida magicamente di procedere in quella direzione. Quindi per noi le scuole sono un terreno importantissimo, perché come sempre è da lì che si può iniziare a piantare un seme per far vedere ai ragazzi e alle ragazze il mondo in una chiave diversa, che non è quella a cui tutti siamo abituati a vederlo, e che quindi poi le persone, quando crescono, quando cominciano anche, diciamo, a diventare dei soggetti politici in senso lato, e quindi dei cittadini del mondo in cui vivono, possano alla politica chiedere di comportarsi e di agire in un certo modo. Grazie Emanuele, è veramente molto molto vero quello che dici. Tra l'altro, appunto, quando parlavi di mancanza di volontà, secondo me alla base c'è anche una mancanza di cultura ed educazione a vedere il mondo e appunto gli indicatori, come dire, con cui viene misurata la qualità e il benessere, e quindi le scuole sarebbero veramente uno dei bacini principali per poter iniziare a seminare, come dicevi tu, questo altro modo di considerare appunto gli indicatori di benessere. E io credo che ci sia forse adesso, spero che questa situazione così difficile anche dal punto di vista educativo e sociale possa aiutare invece una progettualità come la vostra a attecchire all'interno delle scuole. Sarebbe molto bello appunto iniziare a progettare dei progetti pilota dalle elementari alle medie che educhino a questo tipo di prospettiva. Per chiudere, volevo sapere se avevate già in cantiere qualcosa e se ci volevate parlare appunto di vostri progetti futuri in tema di educazione alle felicità. Diciamo che quello che abbiamo in cantiere, cioè sicuramente questo è un momento un po' di, come dire, di riflessione un po' anche per noi, per capire quale potrebbero essere le modalità più idonee data la situazione. Diciamo, un progetto che abbiamo in cantiere è proprio una sorta di educazione
alla complessità secondo queste linee degli indicatori del BES che potrebbe essere fatta nelle scuole, sia da un punto di vista di semplice conoscenza di queste tematiche, sia poi da un punto di vista pratico e quindi di sperimentazione di cittadinanza attiva attraverso questa lente. Quindi questo è un progetto che abbiamo in cantiere, di cui la realizzazione chiaramente in questo momento è, insomma, ostacolata. Dalla situazione. Sì, aggiungo solo che poiché si stanno avvicinando le elezioni amministrative di Milano e sappiamo che in queste congiunture l'attenzione poi si catalizza spesso su anche, diciamo, temi magari non all'ordine del giorno sempre, ci piacerebbe costruire con tutta una serie di interlocutori che hanno a cuore, hanno la sensibilità su queste tematiche, una sorta di, diciamo, manifesto, appello, chiamata affinché chi amministrerà la nostra città per i prossimi 5 anni possa provare a scardinare almeno un pochino il sistema, come forse noi, insomma, non siamo riusciti a fare del tutto, o almeno con, diciamo, l'intensità che avremmo voluto nel 2016, quando abbiamo iniziato. Grazie mille Angelica ed Emanuele, grazie per averci parlato di felicità in un momento come questo. Io mi auguro che la felicità venga inclusa nelle scuole come strumento di integrazione sociale e di inclusione, come anche uno degli elementi determinanti per prevenire il disagio giovanile e come principale poi indicatore di realizzazione di crescita personale, consapevolezza civica e politica. Per cui lavoriamoci perché questo accada.